Amici di Federico TV e Rod TV Italia, siamo dal Teatro Siani di Marano per la 16ª edizione del Marano Spot Festival. A seguire le interviste per la seconda giornata, che prevede il progetto Piccoli e Corti, comunicare dei sogni attraverso degli spot. Dal Teatro Siani con Giovanna Pignataro, la presenza della Casa dei Conigli nella seconda giornata del Marano Spot Fest. Allora, noi abbiamo ormai l'abitudine di venire qui tutti gli anni, ci piace molto questo festival perché riaffermare continuamente la legalità è giusto e purtroppo è sempre necessario. Noi lavoriamo con i bambini facendo cinema d'animazione, un cinema d'animazione artigianale, cioè facciamo sì che i bambini creino da soli i loro cartoni animati. In questo modo diventano protagonisti di quello che di solito invece li vede solo spettatori e imparano ad utilizzare un mezzo che è quello del cinema di animazione, semplice per loro ma che può servire per dire delle cose, anche per esprimere dei loro problemi. Questo diciamo è lo scopo per cui lavoriamo principalmente, e venire qui e presentare i lavori fatti da altri bambini ai bambini stessi significa diffondere questo modo di esprimersi. Ecco, siamo giunti alla 16ª edizione, come vediamo dalle immagini la presenza delle scuole è molto folta. Quali messaggi in particolare si possono comunicare a queste nuove generazioni, in particolare anche col vostro progetto? Allora, io penso che il messaggio principale da diffondere prima ai bambini e poi anche ai grandi è quello di essere sempre partecipi. Partecipare è la cosa principale per non farsi mettere i piedi in testa e per non subire nulla, dalle cose più piccole alle più grandi, che se non partiamo da questo non arriveremo mai ad essere dei cittadini consapevoli neanche da adulti. Io sono cinese. Mi vergogno. Ho i capelli rossi. Vergogna. Io parlo sul mezzo generale, io all'apparecchio. Io sono un po' robustello. Io ho le orecchie a sventolo. Seconda giornata del Marano Ragazzi Spot Festival 2013, il 16esimo festival della pubblicità sociale dei ragazzi. Oggi il programma qui alla Scuola Media Socrate prevede una prima parte in cui i ragazzi voteranno i lavori fatti dai loro coetanei e una seconda parte in cui entreranno in gioco le associazioni del clan degli artisti con i loro progetti e i loro lavori cinematografici. Ma con Alberto Corona dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Napoli, l'espressione dei giovani, dei ragazzi al Marano Spot Festival. Sì, il clan degli artisti ha prodotto dei cortometraggi che permettono al senso della manifestazione portata avanti negli ultimi mesi della primavera dell'anno scorso, ancora oggi e ancora nei prossimi mesi, dei video realizzati dai ragazzi per i ragazzi per lanciare dei messaggi positivi di senso civico sulla città di Napoli, ma validi per tutta la provincia, validi per tutta l'Italia. Aiutare e avvicinare alle buone pratiche attraverso il cinema, attraverso le professionalità legate al cinema. Sono venuti fuori prodotti di qualità e sono oggi presentati in questo festival internazionale del cinema dedicato ai ragazzi e siamo molto orgogliosi sia dei lavori prodotti che del pubblico che li sta visionando. Ecco, ricordiamo che quest'estate c'è stata appunto la manifestazione finale del progetto del clan degli artisti a Scampia, che però non è stata una fine a questo punto ma è stato un inizio, una scaturire delle nuove proposte e delle nuove anche realtà. È stato assolutamente un inizio, ci siamo lanciati in questa avventura a febbraio in corsa, abbiamo immediatamente cercato di utilizzare tutte le risorse che c'erano attraverso procedure di evidenza pubblica per dare le possibilità concrete non ai soliti noti ma ai giovani della città, senza bisogno di essere in chissà quali giri per poter accedere ai finanziamenti pubblici ma semplicemente con le proprie competenze e la propria creatività. Quello che è stato prodotto continuerà a girare al di là dei tempi burocratici del finanziamento e già nuove idee, nuovi progetti sono in cantiere per i prossimi mesi. Ecco, la scelta di luoghi di periferia, anche il partenariato con Libera, è anche una risposta contro quello che possono essere le mafie, la criminalità.
in una città come Napoli la legalità deve essere il punto di partenza di ogni cosa e far vedere e dimostrare che Napoli è altro, che le persone per bene sono di più, sono più forti, devono semplicemente alzare la voce, farsi la valere, impegnarsi per far valere che tutto ciò che c'è di positivo a Napoli debba uscire fuori con forza in Italia e nel mondo, perché Napoli è questo, Napoli è cultura, Napoli è creatività, Napoli è la forza dei suoi giovani, una delle città più giovani d'Europa, deve assolutamente dimostrare le proprie energie e renderle pubbliche ai più. Siamo con Luigi Scaglione, autore e regista del cortometraggio presentato dall'Associazione Oltrecello nell'ambito del Clan degli Artisti. Qual è il messaggio che volete lanciare con il vostro lavoro? Il messaggio è di dare il buon esempio soprattutto ai giovani e di condividere le buone azioni cercando di migliorare quella che è la nostra condizione di vita societaria, quindi con spot che ne so, prendersi cura della propria città piuttosto che non buttare il mozzicone sigaretta a terra, o attenzione alle proprie azioni, tipo come nel volume 5 di Il parcheggio in seconda fila, come può cambiare e interferire e modificare le vite altrui. Con un piccolo gesto, una piccola disattenzione può essere fatale. E cerchiamo appunto di far riflettere su come le nostre azioni possono migliorare la nostra vita. Ecco, porre attenzione su queste che potremmo chiamare delle micro illegalità, cioè che sembrano all'apparenza delle cose, insomma, tipo mettere la macchina in seconda fila, buttare il sacchetto fuori orario, eccetera, e invece poi pesano nell'ambiente, insomma, per le persone anche che ci circondano. Sì, ogni nostro gesto crea una reazione, crea un qualcosa, e noi in prima persona, ognuno di noi può fare tanto, perché come dicevamo un chicco di riso non fa niente, però tanti insieme possono sfamare. È la stessa cosa con tanti piccoli gesti nostri, come non buttare il appunto fuori orario, piuttosto che il parcheggio, piuttosto che prendersi cura di quelli che sono i nostri ambienti comuni. Ognuno di noi nel proprio piccolo, poi messi insieme, creano una grande comunità, una grande civiltà, e una città come Napoli o come il territorio campano ha bisogno di ogni piccolo gesto di ogni singola persona. E partecipare al Clan degli Artisti come associazione è sicuramente importante in questa direzione. Partecipare a queste grandi attività, appunto, grazie all'assessorato alle politiche giovanili, è stato veramente importante, perché danno uno stimolo, danno uno sprone alle associazioni culturali presenti in città che lavorano già con progetti sul sociale, danno la possibilità di poter fare tantissimo per la città. Sì, quindi sono molto molto importanti questo tipo di iniziative, ci dovrebbero essere di più, tante anche fatte dalle scuole, dai vari enti territoriali. Un'importante presenza anche di molti bambini e ragazzi che hanno votato i vari spot e che sono qui presenti a raccogliere i messaggi che voi lanciate. Quanto può essere importante appunto comunicare alle nuove generazioni questi messaggi, questi valori? Comunicare ai giovani è importantissimo, loro sono il nostro futuro, loro sono quello che sarà il nostro territorio domani, educarli già da ora attraverso appunto la comunicazione audiovisiva è importantissimo. I ragazzi, poi è stata un'emozione bellissima vedere come hanno reagito a quelli che sono gli spot, si sono emozionati, hanno applaudito, ed è per noi comunque addetti ai lavori è bellissimo vedere come i ragazzi si emozionano, si sono veramente emozionati, hanno applaudito. Mi sono registrato un piccolo video con il mio smartphone dei loro applausi, del loro entusiasmo, perché è un bellissimo ricordo. Essere qui è veramente importante per le associazioni poter interagire e poter dare dei buoni esempi. Allora, complimenti per il vostro lavoro e ringraziamo l'Associazione Oltrecielo. Con Armando dell'Associazione Taiko, inserita nel Clan degli Artisti, è stato presentato oggi questo lavoro cinematografico fatto da ragazzi, e quindi appunto i ragazzi protagonisti di un lavoro e ragazzi anche spettatori per una sala gremita, insomma, di bambini. Sì, diciamo, il nostro piccolo contributo che è stato proiettato appena adesso, che era uno spot che riguardava il Monumento Nazionale dei Girolamini, quindi valorizzazione, diciamo, di un bene, è arrivato al termine di un percorso laboratoriale che noi abbiamo tenuto con i ragazzi, durante il quale, nel poco tempo, insomma, a disposizione, abbiamo provato a dare loro una serie di strumenti, come dire, basilari, per poter
come dire, leggere meglio le informazioni che vengono dal video e utilizzare questa conoscenza per produrre qualcosa, diciamo, di dal sé, insomma. E quindi con il nostro supporto tecnico i ragazzi hanno fattivamente elaborato questo piccolo video. Quindi, diciamo, c'è un aspetto di produzione innanzitutto che è molto importante, e poi, come tu dicevi, c'è l'aspetto anche di guardare insieme, di essere spettatori insieme di questi lavori, e quindi è bello vedere, insomma, una sala così gremita di ragazzini anche molto piccoli che in anni, diciamo, fondamentali per la formazione dello sguardo e quindi anche per la formazione delle coscienze, guardano insieme con pazienza e con attenzione, anche con piacere, questi lavori. Quindi è una bella esperienza. Ecco, nello spirito delle politiche giovanili e quindi anche del Marano Spot Festival, com'è stato lavorare con dei ragazzi, ricordiamo, della scuola del Villari? Sì, no, è sempre divertente, è sempre formativo anche per noi, diciamo, fra virgolette, docenti, lavorare con i ragazzi, perché in realtà poi, come dire, le idee, insomma, lo sprone viene sempre da loro. Noi ci mettiamo un po' di contenuti, insomma, un po' di esperienza in più, però alla fine, insomma, è sempre un incontro di persone, insomma, un incontro di storie ed esperienze, quindi è stato molto bello. Ecco, a distanza di alcuni mesi continua l'esperienza del Clan degli Artisti con la vostra associazione e anche altre associazioni che di pari passo procedono con i loro lavori. Sì, insomma, adesso aspettiamo nuovi progetti, insomma, nuove opportunità, perché ovviamente è importante, insomma, anche in periodi, insomma, non facili, è importante anche il supporto istituzionale per poter portare avanti un discorso, appunto, di formazione e di, insomma, così, di formazione dei ragazzi. Speriamo di continuarlo. Si sono appena concluse le iniziative della seconda mattinata del Marano Ragazzi Spot Festival. Un saluto agli amici di Federico TV e di TV Italia.